Allora, in molti mi avete chiesto informazioni su come creare un'immagine personalizzata da mettere come sfondo nel boot del dispositivo. Allora, vediamo se riesco, come si può dire, nell'intento di spiegarvi. Allora, prima cosa, io ho creato una piccola guida che trovate sempre nella sezione di download sul portale unboxingchannel.it, sezione download, CarPool Ride download. Diciamo che negli ultimi giorni ho caricato moltissime versioni, diciamo, mi è stato chiesto e diciamo che non è... l'ho fatto molto volentieri, per cui ho caricato le versioni per immagini già pronte per la Triple Black, 1250, varie alternative per le Adventure, per le 1300 Standard e le 1300 Adventure, ho creato qualcosa, poi ripeto, queste sono quelle che ho messo e che riportano il nostro logo, però a parte quello, in fondo ho aggiunto anche una nuova sezione con scritto note, come creare un'immagine di boot da caricare sui dispositivi. Allora, è un processo molto semplice, richiede veramente pochissimi minuti, forse il tempo maggiore è proprio quello di, come si può dire, di disegno, chiamiamolo così. In ogni caso, comunque, vediamo di farlo insieme e così vediamo anche se riesco a darvi, a mettervi sulla strada giusta. Allora, partiamo con una piccola introduzione. Io utilizzo diversi programmi di grafica per fare queste cose. Quello che uso di più è sicuramente CorelDRAW, però potete utilizzare qualsiasi programma, non è un problema. Allora, in questo caso le uniche cose che vanno rispettate sono la risoluzione, che deve essere 1024x600, non può essere inferiore, non può essere superiore, questa è e questa deve essere. Poi componete l'immagine come volete, nel senso che, non so, facciamone una giusto così per dare un'idea, prendiamo questa, la lasciamo così, spostiamo questo così, giusto per... A titolo proprio di esempio. A questo punto, una volta che avete la vostra immagine, non fate altro che salvarla. Nel mio caso è lo sfondo, lo facciamo, chiamiamolo boot test. Deve essere un formato JPEG. Io vediamo se ho tutto ok. L'importante è che la risoluzione sia 1024x600. Questa è l'immagine che abbiamo creato. Ok, l'ho salvata. A questo punto il programma di grafica non mi serve più, non lo salvo in questo caso. Quindi l'immagine l'abbiamo, andiamo a vederla. Ok, ce l'abbiamo qui, andiamo a vedere com'è. E questa è, scusate, ho il doppio monitor. Allora, e questa è l'immagine che abbiamo esportato, generato. Poi potete mettere qualsiasi cosa, non è un problema. L'importante è che sia un'immagine JPEG. Fatto questo, non si fa altro che andare sul sito di CarPool Ride Logo Generator, che è un'azienda, non mi chiedete chi abbia fatto questo software, ma ci sono i crediti, i link, così funziona, è gratuito, non richiede nulla. Dovete semplicemente scegliere il modello. Allora, per il 702, tutta la serie 702, tra cui anche il BS o il B, dovete scegliere V702 o 702 Pro. Per gli altri non so quale sia la risoluzione, eventualmente basta andare su Google, immagino che si possa trovare. Comunque, scelto il modello, non si fa altro che andare in Scegli file, andiamo in Download dove ho salvato l'immagine e scelgo il mio, l'immagine che abbiamo creato. Viene caricata un'anteprima. A questo punto è sufficiente fare un bel download. L'immagine la vedete, questa è. Ok, fare un download boot logo e lui chiede dove salvare il file ISP underscore part.bin. Lo salvate. A questo punto andiamo a vederlo. E questo è il file che dovete copiare alla fine sulla SD card per fare poi il caricamento. Esattamente come viene riportato anche nelle istruzioni, dicevo, esattamente come poi è riportato nelle istruzioni,
Fatto questo, non c'è altro da fare. Salvate il vostro file, poi qui eventualmente vi lascio comunque il link per ritornare al video che vi spiega come andare a fare il caricamento e via. Direi che non c'è altro. Spero, ripeto, che questo video vi sia stato utile. Al solito vi invito a lasciare un like, è assolutamente gratuito e niente. Se poi vedete che la moto ha sempre la riserva, è perché effettivamente non ho fatto il pieno. Qualcuno ha suggerito anche di lasciare una piccola donazione. È sempre ben accetta questa fuori dubbio. C'è un pulsante, grazie. Adesso, battuta a parte, ripeto. Se siete iscritti, bene, se no vi invito ad iscrivervi. Sicuramente diciamo, è un gesto importante. Diciamo, aiuta il canale a crescere. Bene, grazie e alla prossima. Aspetto commenti.